Ciao e bentornati nel canale e benvenuto a quelli nuovi. Oggi ho provato a fare qualcosa di diverso, insomma, ho provato a fare la spesa online perché ho sentito delle buone recensioni. Io l'ho provato a fare su un sito di un noto supermercato e praticamente adesso vi faccio vedere se si vede. Ho preso. No, non si vede. Forse è così. No, vabbè, c'è troppa luce. Insomma, ho preso 97 cose, per 97 cose ho speso, più che altro, ecco, ve lo posso dire che non ho preso solo spesa alimentare, ma anche, cioè, carta igienica, roba da mangiare del gatto, pannolini, salviettine per il bambino, i fazzoletti di carta, lo scontrino è di 162,24 euro. Adesso vi spiego perché ho provato a fare la spesa online, perché praticamente questo noto supermercato di cose di solito io ci vado in questo supermercato, mi ha mandato un buono che se spendevo almeno 70 euro mi davano un buono da 22 e quindi da 162 euro arrivo a 140 euro, diciamo così, per 96, 97 pezzi alimentari, ecco, diciamo che il risparmio c'è, facendo così il risparmio c'è, anche perché poi ho preso delle cose che, come tipo i pannolini, se prendi i pannolini praticamente la spedizione viene a essere gratuita. Il problema è solo uno, che sono andata a guardare per la consegna. Io questa consegna ce l'avrò. Aspettate perché, siccome che è piuttosto pesante, la consegna ce l'ho per venerdì tra le 4 e le 6. Diciamo così, se avete fretta, vi conviene prima guardare la consegna, se avete fretta. Ovviamente se non avete fretta potete anche fare, non so, come vi garba di più. Il problema secondo me è proprio la consegna, perché ci sono orari un po' così. E se volete qualcosa di più vi conviene andare, insomma, di persona, perché comunque tra sabato e domenica sì, c'è qualche consegna, ma di più durante la mattinata, diciamo, dipende anche tanto dagli orari che fate, se c'è qualcuno a casa, se non c'è qualcuno a casa. Dovete contare che io ho fatto una spesa di 60 pezzi, no, che 60 pezzi, ho sbagliato, scusate, di 97 pezzi. 97 pezzi vuol dire che sono un bel po' di buste, quindi, cioè, se avete un bambino piccolo come me, portare su 97 pezzi vuol dire che sono minimo 10-11 buste, se non anche di più, dipende da quello che avete preso. Poi ci sono, c'è l'acqua che è peso, ho preso 3 casse d'acqua, così almeno ci durano più di una settimana. Però ecco, sì, diciamo che questa spesa da 140 euro, in realtà perché avendo il buono sconto, mi durerà intorno alle 2 settimane, perché io spendo intorno ai 10 euro al giorno, diciamo comunque per 4 persone, e quindi noi questa spesa dovremmo suddividerla più o meno per quei 14-15 giorni. Quindi vedete che stiamo sempre più o meno dentro al range dei 10 euro al giorno. C'è da considerare che di solito io le cose, come dicevo prima, il pannolino e salviettine le prendo al di fuori di quei 10 euro, perché sono tutte cose che, diciamo, fanno massa e faccio andare a prenderle a mio marito, così mi sbrigo un po' prima. Niente, se voi avete altri tipi di recensioni scrivetelo nei commenti, seguitemi e alla prossima. Ciao, a domani.